Sono Alessandro Fiorucci della pizzeria Prefermento. Oggi vi farò vedere come faccio la mia focaccia in teglia. Iniziamo a mettere nell'impastatrice le due farine. In questo caso ho usato una farina zero medio forte e un integrale a crusca grande, proprio per renderla un po' più rustica. Facciamo girare per qualche minutino le due farine. Ora inseriamo l'acqua e la biga e facciamo girare per 5 minuti. Una volta creato il glutine, aggiungeremo il sale e dopo un minuto l'olio. Mi raccomando, io vi consiglio di mettere un buon olio. Finito l'olio, aggiungiamo la restante acqua filo. A questo punto l'impasto è finito e lo trasferiremo su un apposito contenitore precedentemente oleato. Da qui lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio. Trascorse più o meno 2 ore, capovolgeremo il nostro impasto su una teglia ben oleata. Ora daremo una prima stesura, ovviamente cercando di avere una maggior cura in quanto all'inizio ci risulterà molto tenace. Infatti bisognerà ripetere questa operazione altre 2 o 3 volte a distanza di mezz'ora ciascuna. Dopo 1 ora e mezza circa dovremmo avere la nostra focaccia stesa perfettamente su tutta l'area della teglia. Lasciamo lievitare nuovamente per mezz'ora senza più toccare il nostro impasto. E nel frattempo prepariamo la nostra salamoia. Ora versiamo la salamoia su tutta la superficie, cercando di arrivare a bagnare ogni parte. A questo punto fare i cosiddetti buchi che la caratterizzano. Usiamo le 3 dita con un colpo deciso e affondiamole sull'impasto. Emozionante, vero? Ci rimane che cuocerla. Impostiamo il forno a 230 gradi statico per 12-15 minuti.
voilà, la nostra focaccia è pronta. Buon appetito!